Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. A Valle d'Ore era attivo l'ufficio operativo di Confagricoltura all'interno della cooperativa agricola Valle del Coghinas, un punto di raccordo per l'Anglona, una richiesta finalmente soddisfatta per tutti gli operatori agricoli della zona. Il nuovo collegamento si somma a tutti gli altri già presenti nella provincia di Sassari Olbia Tempio e sarà da supporto alle aziende agricole per tutte le loro richieste, dando rilievo ad un settore di notevole importanza per l'economia locale. Il territorio offre da sempre colture d'eccellenza e di qualità esportate in tutti i mercati nazionali, riconoscibili per la loro unicità, come quella del carciofo spinoso. Facciamo circa 200 ettari di carciofo, siamo 20 soci produttivi, facciamo ormai da qualche anno finocchi, cavoli, prodotti estivi come melone e anguria, ci siamo specializzati nella vendita e nella commercializzazione. Valle d'Oria rappresenta evidentemente la culla delle coltivazioni importanti, quelle che sono le coltivazioni di elite per quanto riguarda l'ortofrutta. Questa cooperativa peraltro è veramente ha delle eccellenze perché sta facendo dell'innovazione importante per tutti gli associati e crediamo che oltre all'aspetto della sola cooperazione legata quindi all'ortofrutta, però ci sono altre realtà come anche gli allevamenti e altri tipi di attività agricole che sono degne assolutamente di nota e quindi noi dobbiamo continuare ad assisterle nella maniera migliore. Si preannuncia un Natale diverso per tutti, con una notevole diminuzione del consumo degli alimenti in un anno fortemente critico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Con la seconda ondata di contagi da Covid-19 non sarà possibile organizzare i classici pranzi e cenoni con le famiglie e gli amici riuniti intorno a tavolate riccamente imbandite e incorniciate dalla classica atmosfera natalizia. Secondo l'analisi di Coldiretti, per il 2020 è prevista una perdita di ben 30 miliardi di euro per il settore alimentare. Per questo motivo, e vista l'emergenza sanitaria, il presidente della Coldiretti Sardegna, Battista Qualbo, e il direttore Luca Saba invitano i sardi, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, a visitare l'isola e i numerosi agriturismi e le fattorie didattiche, dove è possibile godere di ampi spazi verdi all'aperto, riscoprire i gusti della nostra terra e contribuire così all'economia. Oltre alla raccomandazione di acquistare esclusivamente i prodotti locali, gli agricoltori del mercato Campagna Amica continuano con le consegne a domicilio. Nei mercati di Campagna Amica, ricorda il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, i nostri produttori propongono pacchi regalo natalizi, un'idea originale che può essere ordinata anche online sul sito campagnamica.it. Pedopornografia tra teenager, tre minori tra i 14 e i 15 anni denunciati dalla Polizia Postale di Sassari per aver sottratto e diffuso video e foto intimi di una giovane girati dall'ex fidanzato. A far partire le indagini, la segnalazione della madre della ragazza dopo che la figlia aveva ricevuto sul proprio cellulare, attraverso WhatsApp, le immagini che la ritraevano con il coetaneo. La Procura della Repubblica ha coordinato l'attività investigativa iniziata dalla Polizia Postale, permettendo subito di individuare i responsabili dell'illecito e di stroncare la trasmissione del materiale pedopornografico sui social network. Nella rete delle forze dell'ordine è finito un 14enne sottoposto a perquisizione domiciliare. Dall'accertamento è emersa la sottrazione illecita dei file dallo smartphone dell'ex compagno della vittima. Appurato, grazie a ulteriori controlli, il coinvolgimento di altri due giovanissimi, rei di aver partecipato alla catena di diffusione delle immagini tramite il canale di diverse chat di messaggistica. Una responsabilità accertata attraverso una perquisizione informatica condotta con sofisticate apparecchiature di analisi forense. L'indagine si è infine conclusa dopo aver verificato l'estraneità ai fatti dell'ex fidanzatino e al termine di diversi interrogatori a carico di altri sei teenager, con il sequestro ai fini di prova di tre telefoni cellulari e di altri tre consegnati spontaneamente dagli adolescenti e poi messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine chirurgiche in confezioni da 10 pezzi a 20 centesimi ciascuna e a 25 centesimi in confezioni singole. Mascherine filtranti facciali FFP2
in confezioni da 100 pezzi a 1,20 euro ciascuna e a 1,50 euro in confezioni singole. Mascherine lavabili a 30 centesimi ciascuna. Nel nostro punto vendita sono disponibili presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Sembra che stia cambiando direzione la curva dei contagi da Covid-19 anche nell'isola. Ieri l'unità di crisi regionale nel bollettino giornaliero registrava 351 nuovi casi contro i 500 delle settimane scorse. Sono aumentati i tamponi grazie anche alla presenza massiccia dei medici dell'esercito sul territorio e sembra diminuire il rapporto tra le persone tracciate e quelle risultate positive. Ma il dato che lascia ben sperare è quello che arriva dal pronto soccorso di Sassari, dove fino a pochi giorni fa le persone che avevano contratto il virus e che restavano in attesa nei corridoi del triage anche per 24 ore erano mediamente una settantina, mentre questa mattina non si è avuta nessuna presenza. Una boccata d'ossigeno, questa volta per gli operatori sanitari, sottoposti a turni massacranti e con un carico di lavoro insostenibile. Resta chiuso il reparto Covid che è stato allestito dentro i container del piazzale del Santissima Annunziata, dove sono arrivati anche i letti. Sono 14 quelli predisposti per le urgenze. L'inaugurazione si sta rimandando da alcuni giorni, sembra che i lavori siano stati ultimati. È nota la carenza di personale sanitario, per cui è probabile che l'organico non sia sufficiente per rendere funzionale lo spazio allestito dentro questi container. Ma se dopo le feste natalizie e con l'arrivo dell'influenza si dovesse arrivare a una terza ondata, sarebbe meglio farsi trovare preparati, anche perché nelle farmacie sono già esaurite le dosi di vaccino antinfluenzale che sono arrivate in quantità veramente minime rispetto alle richieste. Con il ricovero del primo paziente è stato attivato ieri sera il reparto Covid allestito al terzo piano dell'ospedale Marino di Alghero. Nel reparto sono attualmente operativi i primi 5 posti letto che diventeranno 16 entro la metà della prossima settimana. Successivamente il piano modulare prevede entro la fine di dicembre l'attivazione di un totale di 40 posti letto dedicati ai degenti Covid positivi. Poche ore prima dell'attivazione il reparto Covid è stato benedetto dal cappellano dell'ospedale Don Fausto Garau. All'ospedale Marino restano attivi i servizi di oculistica, ortopedia, riabilitazione, diabetologia, medicina dello sport e altri servizi ambulatoriali. All'inaugurazione, oltre al sindaco di Alghero Mario Conocci e a tutta l'amministrazione comunale, era presente il presidente del consiglio regionale Michele Pais, che ha dichiarato: con l'apertura del reparto dedicato ai ricoverati affetti da Covid-19 presso l'ospedale Marino, anche Alghero partecipa attivamente alla lotta contro il coronavirus. L'ospedale civile e il Marino di Alghero rappresentano in questa fase dei presidi ospedalieri fondamentali per tutto il territorio del Nord Sardegna, che la regione ha intenzione di rafforzare anche dopo l'emergenza, conclude il presidente Pais, per ridare slancio ai servizi, a una sanità e alle sue strutture che sono state falcidiate negli anni passati. Purtroppo le prestazioni per le rianimazioni sono poco convenienti per le strutture private ed ecco perché vengono lasciate gestire esclusivamente al servizio pubblico. Prosegue la polemica a distanza sui media tra le organizzazioni sindacali della dirigenza medica CGL UIL Funzione Pubblica e il Mater di Olbia. Oltre una settimana fa, si legge in una nota stampa dei sindacati, si era chiesto di far fronte all'urgente richiesta di posti letto di terapia intensiva rianimazione per i pazienti affetti da SARS-2-COVID-19. Certi che un grandissimo ospedale, quale il Mater Olbia, avrebbe potuto contribuire maggiormente a dare respiro alle strutture del Nord Centro Sardegna. Con una convenzione per 245 milioni di euro, cui vanno aggiunti circa 370 mila euro per le prestazioni per ricoveri Covid, offrire solo 6 posti letto di rianimazione è sicuramente un contributo scarso.
Altri privati, come il Policlinico di Sassari, con meno spazi nei periodi più critici, erano arrivati a mettere a disposizione fino a 8 posti di terapia intensiva. Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica CGL e UIL Funzione Pubblica rinnovano dunque l'invito al presidente Solinas e all'assessore Nieddu affinché intervengano per fare chiarezza, pretendendo dal MATER ciò che è dovuto, e non certo solo i 6 posti letto, e che si verifichino se le risorse umane dedicate a quei posti non provengano piuttosto dal sistema pubblico sardo.